Stephen King scrisse che gli incubi esistono al di fuori della ragione e le spiegazioni divertono ben poco. Sono antitetiche alla poesia del terrore. In una storia dell'orrore, la vittima si chiede sempre perché, ma non c'è una risposta e non deve esserci. Il mistero irrisolto rimane dentro di noi ed è ciò che ricordiamo maggiormente. Il mio nome è Alan Wake. Sono uno scrittore. Ho sempre avuto una fervida immaginazione, ma quel sogno mi turbò. Era terribile, oscuro e fin troppo strano anche per me. Sì, iniziò con un sogno. Seguendo un tema ricorrente negli incubi, ero in ritardo e cercavo disperatamente di raggiungere un luogo, un faro, ma non ricordo per quale motivo urgente. Stavo correndo un po' troppo lungo la strada costiera. Vidi troppo tardi quell'autostoppista. Era morto. Ero sicuro che mi avrebbero arrestato e non avrei mai più rivisto Alice. All'improvviso, il suo corpo era scomparso. Ero sotto shock per lo schianto. Faticavo a reggermi in piedi. Dovevo recarmi al faro. Sapevo che qualcosa di importante mi stava aspettando. Il ponte era crollato. Dovevo trovare un'altra strada per raggiungere il faro. Di essere Dio. Di poterti inventare tutto ciò che vuoi? Di poter giocare con le persone e ucciderle per rendere tutto più eccitante? Ora fai parte di questa storia e sarò io che soffrire. Non hai rispettato la scadenza. Puoi fermarmi! Realizzai che l'autostoppista era un personaggio della storia che stavo scrivendo. Come ci si sente a morire per mano della propria creazione? Fermati!
No! Era in trappola. Non c'era via di scampo. Oscuro oceano vive, dove le onde sono più serene e schive. Sono stato sulle sue rive. Sono stato sulle sue rive. Capisci? No. Segui la luce. L'oscurità è pericolosa, ora sta dormendo, ma io ti ho sentito arrivare. Quando ti sentirà, si sveglierà. Non c'è tempo, devo mostrarti l'unica cosa importante. L'autostoppista è posseduto dalla presenza oscura. Non puoi ferirlo. L'oscurità lo protegge da ogni male. Solo la luce può scacciare l'oscurità e renderlo di nuovo vulnerabile. Prendi la luce. Punta la torcia verso di lui e brucia l'oscurità. Ce l'hai fatta. Ora non è più protetto dall'oscurità, ma essa vive ancora in lui, lo controlla, non può esserne liberato, è ancora pericoloso, è ancora un nemico. Ecco, prendi l'arma. Bene, sei andato bene. Ricorda ciò che ti ho insegnato. Questo è tutto. Ora ti restituirò il tuo sogno. Nell'incubo, il mondo era invaso da una terribile forza oscura. Il faro era l'ultimo rifugio sicuro sulla Terra.
sei morto. Proprio come me. Tesoro, era solo un incubo. Va tutto bene. Ti sei addormentato? Già. Almeno mi sono fatto qualcosa di più di un sonnellino. Su con il morale, amore. Siamo arrivati. Da turisti. Mettiti vicino a quel vecchio signore. Voglio farti una foto con la città sullo sfondo. Certo, ho anche un titolo per la foto. Da Merino poco prima di essere sbranato da un orso. Salve. Ehi là, è un buon momento per farci visita. Tra due settimane si terrà la festa del cervo. La festa del cervo, eh? Sentito, tesoro? Ha una moglie incantevole, se posso permettermi. Ah, a proposito, io sono Pat Maine. È molto piacere. Sì, Alan Wake. Non fingerò di non riconoscere uno scrittore famoso come lei, signor Wake. È un piacere. E sono anch'io un avido lettore. Spero di non apparire troppo presuntuoso, ma lavoro come conduttore alla radio locale. Mi concederebbe un'intervista? Senta, signor Maine, sono in vacanza. E le sarei grato se la mia presenza qui restasse tra noi due. Sono certo che capirà. Va bene, conti sulla mia discrezione. E se dovesse cambiare idea, sa dove trovarmi. Vi auguro una piacevole vacanza. Benissimo. Ne ho scattate un paio molto belle. E vedo che ti sei fatto un nuovo amico. Ottimo. Ok. Sì? Ehi, fenomeno! Come sta il mio scrittore preferito? Sei già arrivato? Barry? Sì, siamo appena arrivati. La gente del posto ti crea problemi, basta dirlo. Salto su un aereo e vengo a controllare la situazione. No, Barry, tutto a posto. Bene, ottimo! Voglio solo accertarmi che ti goda un po' di relax e ricarichi le batterie.
Beh, com'è il posto? L'energia creativa inizia a fluire? Barry, siamo appena arrivati. Ok, Al, ti richiamo più avanti per sapere se è tutto a posto. Fatti vivo se c'è qualche problema, ok? Ok, mi sto solo preoccupando per te, amico. Ci sentiamo. Anch'io ti voglio bene. Sai che ti chiamerà ogni 5 minuti, vero? Barry è Barry. Posso sempre spegnere il telefono. Che ti dicevo? Un SMS di Barry. Saluta anche te. Alan, ci siamo. Su, torniamo alla macchina. Dobbiamo passare alla tavola calda a prendere la chiave del cottage dal proprietario. Un certo Carla Stachi ci sta aspettando. Faccio il rifornimento e tu prendi la chiave? Ripasso tra un quarto d'ora? D'accordo. Alan, grazie di essere venuto qui con me. Anch'io ti amo. Vai, prometto di fare il bravo. Mi ero dimenticato esistessero ancora posti così. Città dove tutti conoscono tutti. Benvenuto alla tavola calda, Odir. Salve, forse lei può aiutarmi. Sto cercando... Signor Wake! Alan Wake! Oddio, sono la sua più grande fan! So che lo dicono tutti, ma io lo sono davvero! Bene, mi fa piacere. Rose. Rose. Sto cercando il signor Stachi, Carl Stachi. Carl? Ma certo, signor Wake. Deve essere andato alla toilette. Sarà qui in un momento. Non credo ai miei occhi! Ho tutti i suoi libri! Ho preso il cartonato da una libreria quando l'hanno tolto dalla vetrina. Ah, ecco, addio tranquilla vacanza. Beh, e lo tieni qui, ok? Fammi un favore, figliolo. Ho voglia di un po' di musica. Perché non metti Coconut? È la numero 6 nel jukebox. Lo farei io, ma mi si sono addormentate tutte e due le gambe. Problemi di circolazione, sì. Ma scherzi, Coconut ancora? Mi fai schifo. E ti definisci un rocker? Incredibile. Sì, ogni tanto si incanta. Non entrare là dentro, ragazzo, ti farai male al buio. Penso di farcela da solo, signora. Io non volevo aspettare. Volevo trovare Stachi, recuperare la chiave e andarmene subito. La cameriera mi innervosiva. Succedeva con tutti i fan sfegatati. Ehi là? Signor Stachi? Carl non è potuto venire. Purtroppo non si sente bene. Ma ho la sua chiave e le indicazioni per raggiungere il lago. Ok. Auguro un buon soggiorno nel mio cottage. Verrò a controllare che sia tutto a posto. E a conoscere sua moglie. Insisto. Grazie. Cauldron Lake è un posto speciale, molto suggestivo. Questa volta hai avuto fortuna, ragazzo. Al buio puoi farti male. Bisogna proprio sistemarla e devo ricordare a Sara di cambiare le luci della stazione. È addirittura meglio di quando canti tu. Tutto bene? Splendido, splendido! Nata ernia. Si gonfia come un pallone se sollevo qualcosa che pesa più di un cucchiaio. Gli Anderson. Sono musicisti del posto. Aspettiamo che il dottor Hartman passi a prenderli. Sono scappati dalla sua clinica, alla residenza Cauldron Lake. A presto, signor Wake! Missione compiuta. Ho la chiave e le indicazioni. Mio eroe. Ho preso qualche torcia. Non si sa mai. Ehi, aspetti! Signora Wake! Le sue chiavi? Quella tavola calda era un manicomio. Hai visto che posto?
Sarebbe uno sfondo perfetto per un libro. Questa dovrebbe essere una vacanza, Alice. Ci penserò quando torneremo a casa. Ok? Ok. Ne riparleremo più avanti. Batman, qui su KBFFM. Non mi andava di parlarne. Avrei voluto soltanto nascondermi. Questo è uno dei miei pezzi preferiti. Una volta ero stato uno scrittore di successo, ma era passato molto tempo. Erano 2 anni che non riuscivo a scrivere una sola riga. Dal mio ultimo libro. E ora il meteo. Sarà una notte di cielo terso, perciò voi tutti di città guardate in alto di tanto in tanto per ammirare le stelle che brillano nel cielo. È molto buio qui, ma vi illumineranno la via. Wow, è meraviglioso, Alan. Sì, non è male. Tranquilla, tesoro. Saremo al sicuro prima che faccia buio. E poi ho la torcia. Lo so, non preoccuparti. Alice soffriva di una fobia, la paura del buio. Volevo assicurarmi che ci sistemassimo nel cottage prima del tramonto. Ci siamo. Diamo un'occhiata dentro. Forza. È buio qui. Ci serve luce. Puoi riattaccare la corrente, amore? Il cavo elettrico finisce in quel capanno. C'era un vecchio generatore collegato al cavo elettrico. Le luci sono accese. Bel lavoro, tesoro. Mi do una rinfrescata e comincio a sistemare. Ok, darò un'occhiata in giro. Certo, divertiti. Era un posto magnifico. Speravo davvero di poter riposare, dormire, dimenticare il mio lavoro. Pensavo saremmo stati felici, lì. Alice mi aveva parlato della residenza Cauldron Lake. Il vecchio edificio era stato un albergo, ma ora non era più aperto al pubblico. Alice? Tesoro! Sullo scaffale c'era una scatola piena di libri di Thomas Zane. Non l'avevo mai sentito nominare. I visitatori cominciano già ad arrivare per la festa del cervo. Ne ho appena incontrato uno sul traghetto. Un famoso artista. Riuscirò a strappargli un'intervista? Ora via alle telefonate. Ehi, sei su KBFFM. Ciao, Pat, sono Rose. Ah, ciao, Rose. Che mi racconti? So chi è l'artista famoso. È Alan Wake, vero? È il mio scrittore preferito. Beh, Rose, io... L'ho appena visto alla tavola calda. Oh, sono così felice che sia qui. Sono certo che anche lui ne è felice. Beh, gente, ormai non è più un segreto. Qui Pat Main su KBFFM. E ora musica. Ottimo. Non dovevamo dare nell'occhio, eh?
Sono di sopra. Ho una sorpresa per te. Beh, ciao. Non sono io la sorpresa. È nello studio. Da un'occhiata. Ok. Sorpresa! Alice, e questa cos'è? Devo confessarti una piccola cosa. Pensavo che qui saresti riuscito a scrivere, che l'aria ti avrebbe aiutato. Dannazione, Alice! Tu! Tutti voi cercatemi! Ehi, aspetta, ascoltami! Qui vicino abita un dottore, il dottor Hartman. Ho letto un suo libro, ha una clinica privata. È un esperto nell'aiutare gli artisti. Forse... Adesso vuoi anche farmi ricoverare? No, non è così! No! Alan! Alan! Ah, no, basta, no! Non voglio sentirne parlare! Maledizione, Alice! Maledizione! Sapevo che non mi avrebbe seguito nel buio. Avevo bisogno di un po' di tempo per pensare. Dannazione. Alice! Alice! L'oscurità pervase il cottage. La luce era saltata. Alan! Alan! Dove sei? Aiutami! Alice, arrivo! Va tutto bene! Arrivo! Continua. Svegliati. Alice! Svegliarsi nell'auto incidentata fu come lasciare un incubo per viverne un'altra. Non ricordavo come fossi arrivato lì. Sapevo soltanto che qualcosa di terribile era successo ad Alice. Il telefono era muto. Dovevo cercare aiuto a piedi.